Nel centro storico di Fano, in un luogo tranquillo e silenzioso ed esattamente al chiostro delle Benedettine, è situata l'unica stamperia d'arte esistente nella Città della Fortuna. Il titolare del laboratorio è Giovanni Piccini, 47 anni, stampatore, incisore, scultore e pittore. Oggi siamo in un laboratorio d'arte, quello di Giovanni Piccini. Giovanni, lei è uno stampatore, incisore e non solo. Sicuramente un lavoro affascinante. Sicuramente è un lavoro creativo che riguarda più aspetti dell'arte, che vanno dalla stampa, ma stampa tradizionale, quindi stampa calcografica, alla pittura, alla scultura, ai corsi che riguardano tutte e tre le materie. E in questo caso, per esempio, posso farti vedere alcune delle incisioni che ho fatto sul tema di Fano, visto che ho lavorato tanto sul tema di Fano, dei paesaggi fanesi, delle tradizioni fanesi come il carnevale, vecchie immagini del porto, la chiesetta della piazza. Giovanni, come ha già accennato, sul tavolo vediamo delle incisioni, ma partiamo dall'inizio. Come nasce un'incisione? L'incisione è una materia particolare perché si sviluppa attraverso diversi passaggi che vanno dal bozzetto alla preparazione della lastra, l'incisione della lastra, la preparazione della carta, l'inchiostratura e la stampa. Tutti questi passaggi portano alla stampa finita. Innanzitutto la lastra. Viene incisa con diverse tecniche che possono essere dirette o indirette a seconda dell'utilizzo di acidi o dell'utilizzo di attrezzi che incidono direttamente la lastra. La carta deve essere una carta particolare, va preparata perché deve essere bagnata e asciugata prima di essere stampata. E poi la stampa, che attraverso i torchi calcografici, che sono queste macchine particolari che io ho qui dentro al laboratorio, si arriva alla stampa finita e quindi alla riproduzione in serie, in una breve serie, perché poi la calcografia non va mai oltre le 60-80 copie, già sono tante, e quindi si comincia a riprodurre la serie, la tiratura delle lastre che sono state incise. In questo laboratorio vediamo anche dei torchi che lei ha realizzato a mano. Diciamo che li ho progettati, li ho realizzati insieme a Giuliano Santini, che è il direttore del CAUS di Urbino, che è un centro internazionale per l'incisione. È una cosa particolare costruire i torchi, ma più per una sfida personale. Poi vediamo anche delle lastre finite. Ha detto che rappresentano Fano, ma non solo. Non solo, lavoro su tanti temi. La lastra è, diciamo sì, la parte fondamentale dell'incisione, perché è il supporto su cui viene inciso il soggetto, che poi andrà riprodotto, e anche lì si procede sempre attraverso diversi step. Giovanni, questo è un lavoro sicuramente particolare, ma che richiede tanta passione, ma anche tanta precisione e tempo. Assolutamente, molto tempo, molta precisione, non si può fare velocemente, in maniera troppo impulsiva, ci vuole molta progettazione e molto tempo per la realizzazione. Una di quelle illustrazioni che hai visto prima, tra il bozzetto iniziale che finisco la tavola, ci metto 5-6 giorni di lavoro. C'è un lavoro a cui è più affezionato, che è stato più complesso realizzare in questi anni? Il lavoro più bello per un artista credo che sia sempre l'ultimo che si è realizzato. Poi a livello di soggetti complessi ho lavorato in maniera collettiva, per esempio con la festa del Paese dei Balocchi, dove quest'anno finirò un murales di 50 metri realizzato insieme ai bambini. Poi progetti a breve termine riguardano l'illustrazione, sto preparando delle cartelle sul tema dei 6 momenti della notte, per esempio. Ecco, questo è uno dei prossimi progetti che voglio finire.